Buongiorno a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. Dopo un periodo di pausa in cui non ho pubblicato niente, finalmente siamo tornati e quest'oggi parliamo di libri, cosa che non portavo da un po' di tempo. E in particolare parliamo dei libri che vorrei comprare. Dovete sapere che negli ultimi mesi sono stata in una specie di bando di libri, nel senso di divieto di comprare libri, un divieto che mi sono imposta da sola perché altrimenti tutti i miei soldi se ne andavano volando fuori dalla finestra e nelle casse delle librerie. Però questo non vuol dire che io non abbia in questi mesi trovato dei libri che mi interessano, che vorrei acquistare, ma che appunto non posso perché mi sono autoimposta di non farlo, perché ne ho già troppi, cioè guardate, questa libreria ne è la prova, visto che di questi libri che vedete ne avrò letto sì e no un terzo. So che molti di voi saranno nella mia stessa situazione perché chiunque credo sia appassionato alla lettura ha una lista di libri che vorrebbe acquistare, ma non ha abbastanza soldi per farlo. E quindi per farvi capire che siamo tutti sulla stessa barca e per trovare un po' di solidarietà, ho deciso di fare questo video. Ma iniziamo subito perché ho salvato 50 libri e un totale di soldi che ammonta a quasi 800 euro. Quindi direi di muoverci. Vi dico già che questa lista non è una classifica, cioè i primi che ci sono nella lista non sono quelli che voglio di più, semplicemente sono come li ho messi nel carrello quando ho deciso che li volevo. Quindi iniziamo e il primo libro è La città di Ottone, che credo sia il primo di una trilogia che mi incuriosiva tantissimo. Ho sentito molti su Instagram parlarne qualche tempo fa, credo già un annetto fa. E dicevano tutti che era molto bella, mi ha incuriosito in più le trilogie, fantasy e tutto. Sì, mi interessava. Poi abbiamo L'ora di Greco e La strega, che sono due libri della Delphi e che entrambi ho preso ispirazione, cioè nel senso ho deciso che li volevo, grazie a Ilena Zodiaco, che appunto io seguo su Instagram, li ha fatti vedere e secondo me, cioè da come li ha descritti, secondo me, meritano, mi incuriosivano e quindi ho deciso sì, li voglio. Soprattutto poi La strega, ho visto anche moltissime recensioni perché è stata usata come letture, diciamo, di Halloween in questo periodo appena passato e quindi molti ne parlavano bene perché appunto avendolo letto in questo periodo, essendo uscita in questo periodo, è un'uscita molto recente, mi ha fatto venire ancora più voglia di prenderla. Poi abbiamo Il ritmo di Harlem, che ho conosciuto andando in libreria e girando i diversi settori. L'ho visto, la copertina è molto bella e voi lo sapete che io mi faccio molto influenzare da una copertina. La trama però sembrava interessante e non so, mi sembrava avesse un tocco noir, non lo so, mi interessava, quindi ho deciso di aggiungerla alla lista. Anche se probabilmente questo titolo, non so se me lo prenderò in cartaceo, stavo pensando di prenderlo in ebook. Poi abbiamo Il Regno della Notte, anche questo scovato in libreria mentre mi facevo i miei giri, mi sembrava interessante, ho visto anche qualche recensione positiva e quindi credo proprio che me lo prenderò. Altro titolo invece, sempre suggerito da Ilena Zodiaco, L'Idiota, con questa copertina poi rosa, super carina, quindi sì. Poi abbiamo Lo strano caso dell'omicidio al Seaview Hotel. Un giallo, da quello che ho sentito, la parte crime, cioè la parte di risolvere il mistero, diciamo, non è tanto forte ed è proprio forte la componente di narrazione dei personaggi, di cosa fanno, delle loro vite, eccetera, eccetera. Però comunque mi ispirava, la copertina è super carina, poi a me i gialli piacciono, anche se sono magari un po' facili, magari mi risulterebbe un po' noioso, però se poi il tutto è gestito bene e i personaggi sono comunque coinvolgenti e ti appassioni alla loro storia, secondo me ci può stare. Poi La foresta trabocca, che è questo libro con una copertina stupenda, e anche questo qui l'ho scovato in libreria e quando l'ho visto ho detto ma che bello, ricordavo tantissimo un quadro giapponese, o almeno a me da queste vibes, e mi piace un sacco, molti dicono, cioè le poche recensioni che ho visto, ecco, dicono che è un po' particolare, che non si capisce quasi cosa si sta leggendo e questa cosa mi incuriosisce tantissimo. Io di solito cerco di non spoilerarmi troppo, cioè non vado molto a vedere le recensioni degli altri quando devo comprare un libro. Di solito mi baso più che altro sulla trama e vedo più o meno già dalla trama se può rispecchiare o meno i miei gusti, quindi di solito non cerco di vedere dagli altri le opinioni degli altri che hanno acquistato quei libri, ma qualcosina sì, giusto per farmi un'idea e poche
le poche recensioni che ho visto dicono che è molto particolare. Quindi. Poi abbiamo La vendetta indossa i tacchi a spillo, libro giallo, anche questo scovato in libreria, ma in realtà l'avevo già visto da diversi booktoker che l'avevano recensito, avevano detto anche che era carino. Questo qua probabilmente me lo prenderò in ebook perché la copertina non mi piace, è carino ma non mi piace, non la voglio, e credo che comunque non sia un romanzo troppo elaborato, se posso dire, cioè non lo so, non mi sembra un giallo serio, ecco, però mi sembra interessante, quindi lo volevo leggere, ma magari non me lo prendo cartaceo. Ah sì, poi c'è La biblioteca di sangue e inchiostro, questo invece lo voglio solo per la copertina, perché è bellissimo questo viola e tutto, cioè non so neanche la trama, non so recensioni né niente, ho visto la copertina, ho detto è bello e l'ho aggiunto al carrello, così, semplice. Poi abbiamo L'isola dei battiti del cuore, e anche questo ha una copertina molto orientale e sembrava carino, anche questo l'ho scovato in libreria quando stavo facendo i miei giri e non lo so, sembrava carino, niente di che, però mi sembrava, cioè mi è venuta voglia di leggerlo e l'ho aggiunto. Ah sì, Zia Mame, questo qui invece ho sentito parlare moltissimo, con moltissime recensioni positive, non credo che ne abbia avuta una negativa, cioè nel senso sicuramente ce ne avrà avuta una negativa, ma io non ne ho mai sentite, e anche questo mi sembra, se non sbaglio, non in libreria ma da Ilenia Zodiaco, credo. Poi qualcosa di più classico, diciamo, non è classico ma vabbè, La mia famiglia e altri animali di Orwell, di lui non ho letto mai niente e credo che sia arrivato il momento di farlo, perché so di cosa parlano le sue opere ma non le ho mai lette e vorrei rimediare. In più questa copertina è molto bella, edizione Adelphi, quindi perfetto. Ah sì, poi c'è Come uccidere la tua famiglia, titolo che è già tutto un programma, è molto bella la copertina, mi ispira tantissimo, ne ho sentito parlare anche lì tantissimo e benissimo soprattutto, e quindi sì, cioè per forza, va preso, è un libro che va preso. Altro libro invece che voglio solo per la copertina è Hotel Magnifique, perché guardate è stupendo, con queste penne delle code dei pavoni, cioè stupendo, non so neanche di cosa parla, tutti i libri che aggiungo solo per la copertina non so neanche di cosa parlano, quindi probabilmente non finirò per comprarli se la trama non mi ispira, però guardate che bella. Volevo aggiungere qualcosa di italiano perché effettivamente di autori italiani io non leggo molto, a parte autori italiani magari vecchiotti tipo Italo Calvino, Pirandello, comunque autori molto famosi italiani, per il resto invece di contemporanei e magari autori un pochino minori io non leggo niente, quindi ho voluto aggiungere qualche libro italiano e Tre ciotole di Michela Murgia mi sembrava un buon inizio, mi ispirava tantissimo, lei so che comunque tutti ne parlano benissimo e quindi se devo iniziare a leggere qualcosa di italiano credo che iniziare da lei sia buono, ecco. Poi The Turn Glass, in realtà di questo libro non ne parlano benissimo e la cosa mi sorprende, però vabbè, ma mi ha incuriosita il fatto che questo libro lo si possa leggere in tre modi. Partendo dalla copertina blu, girandolo e leggendolo al contrario dalla copertina rossa, oppure facendo praticamente saltando un capitolo per volta, cioè facendo un capitolo, ne salti uno, poi un altro capitolo e andando avanti così. Ed è un metodo super particolare. E non lo so, io ho tantissima fiducia per questo libro, infatti credo che sia uno di quelli che se farò un ordine sarà il primo libro che voglio prendere, perché mi incuriosisce tantissimo e sono sorpresa del fatto che la trama, dicono, non sia nulla di che. E mi dispiace se davvero si rivelerà così, e probabilmente sarà così, perché se lo dicono lo è, però non lo so, mi continua a ispirare perché è un modo talmente strano e diverso di leggere un libro che non può non ispirarmi. Sempre di Michela Murgia, per tornare al discorso di prima che vorrei leggere più scrittori italiani, ho messo nel carrello Il mondo deve sapere, che questo qua mi sembra un po' diverso da Tre ciotole, ma mi ispirava comunque. Sequel di It Ends With Us, questo è It Starts With Us, e libro che probabilmente mi prenderò in ebook perché non voglio spendere soldi per questo, il primo mi era piaciuto tantissimo, ma il secondo credo che passo, me lo leggerò in ebook perché voglio sapere come va avanti, perché comunque appunto il primo mi era piaciuto, ma niente di che. Poi L'Immortale, anche questo è un'uscita abbastanza recente, non ne parlano benissimo anche di questo, dicono che sia bello ma non così tanto bello e voglio vedere, però è un fantasy, comunque è fantasy decenti, non ne sto trovando molti e vorrei un fantasy bello oggettivamente e quindi
vedremo. Come uccidono le brave ragazze? Se non sbaglio, stanno facendo anche una serie TV su questa trilogia, perché è una trilogia. Io voglio iniziare col primo, non so se mi piacerà o meno, perché ho sentito pareri molto contrastanti e secondo il mio gusto onestamente non riesco a farmi un'idea, cioè non riesco a capire se a me potrebbe piacere come libro, quindi ho detto lo aggiungo alla mia lista di libri che voglio, prima o poi me lo prendo e almeno così decido. Poi Fourth Wing, che se girate BookTok, Book Instagram e quant'altro, sapete che ha dominato le scene per mesi, mesi. Io dove andavo c'era questo cavolo di Fourth Wing, ovunque, ovunque. Infatti ho detto, sarà un capolavoro. In realtà, dopo ho sentito che in realtà la versione italiana non l'hanno resa bene e che anche già quello originale non era tutto questo granché. E questa cosa mi dispiace. Io adesso non so se effettivamente leggere questo libro. L'avevo inserito quando appunto tutti ne parlavano, allora ho detto sì, va bene, lo voglio, lo prendo. Adesso ho i miei dubbi, però non lo so, credo che forse potrò comprarlo lo stesso. Fatemi sapere nei commenti voi se l'avete letto e cosa ne pensate, perché ho bisogno di opinioni riguardo questo libro, non sono convinta. Poi abbiamo due edizioni ad Elfi, una Tokyo Express, che credo sia un giallo, la trama mi incuriosiva un sacco perché è tutto ambientato su questo treno giapponese, quindi bellissimo, e Lolly Willowes, probabilmente l'ho pronunciato malissimo, che mi ispirava perché ne stanno parlando molti in questo periodo e quindi sì. Voglio. Poi, manuale di caccia e pesca per ragazze, la copertina stupenda, l'avevo visto in libreria e l'ho messo nel carrello così, distinto. La mia vita nella sua di Jojo Moyes, io di lei ho letto tutta la trilogia di Io prima di te e anche Ti regalo le stelle. La trilogia di Io prima di te l'ho amata, Ti regalo le stelle era carino. Questo era una nuova uscita quando l'ho messo nel carrello mesi fa. E onestamente mi ispiravo perché comunque lei non mi delude mai, cioè quello che ho letto di suo era bello, riusciva a prendermi e quindi voglio anche questo. Libro che ho messo dentro giusto perché mi incuriosiva ma non credo che mi piacerà è L'amore non è un manga, libro che sicuramente non prenderò in cartaceo ma prenderò in ebook perché non mi ispira così tanto, anche la copertina non mi piace, però in realtà tutta la trama mi sembra un sacco carina e la volevo leggere, quindi prima o poi me lo prenderò. Poi Never Never, della stessa autrice di It Ends With Us, e secondo me ci hanno giocato parecchio sul fatto che fosse della stessa autrice, ma vabbè, dettagli. Mi ispira fino a un certo punto, perché sì, da una parte credo che sarà carino, ma secondo me non sarà nulla di eccezionale. In più ci hanno fatto dietro una pubblicità enorme, eppure non mi sembra di averlo visto molto in giro dopo che è stato pubblicato e non ne ho sentito parlare benissimo. Quindi non lo so. Kitsune, L'ombra della volpe, libro italiano, ritorniamo sempre al fatto di dover leggere italiani. In realtà questo è un libro young adult, quindi mi sa che la trama sarà molto... molto adolescenziale, però mi ispirava, io adoro le kitsune, è la mia creatura mitologica, diciamo, del folklore giapponese preferita e quindi se mi fai un libro che si intitola kitsune, non può non ispirarmi. Poi La nona casa di Leigh Bardugo, è uscito anche il secondo di recente, io non avevo neanche letto il primo, tutti ne parlano benissimo, lo voglio. Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, questo libro l'ho messo nel carrello perché l'ho visto in un giornale, sì, in Airone, se qualcuno interessa, che c'è sempre una sezione dedicata ai libri e l'ho trovato lì, mi ha ispirata e l'ho aggiunto perché mi sembra carino. Heaven, anche questo credo sia stato consigliato da Elena Zodiaco, se non sbaglio, fa parte della letteratura giapponese, che è un'altra letteratura, oltre a quella italiana, che vorrei approfondire un pochino di più e quindi l'ho messo nel carrello. Le illusioni perdute di Balzac. Di Balzac io ho letto solo due libri, vorrei mediare e leggere più della sua produzione e questo libro mi interessava. Indovinate chi aveva finito il video e si è accorta solo dopo che la telecamera aveva smesso di riprendere a metà perché era morta? Io, esattamente. Vabbè, andiamo avanti, anzi, rifacciamo quello che avevo già detto. Ero arrivata alle illusioni perdute di Calvino e adesso c'è Oscuri Talenti, libro che, come avevo già detto, ma non è stato ripreso. È uscito un anno fa, o credo due, e costava decisamente troppo. Mi ispirava
Però oggettivamente l'avevo messo in lista e ho detto vabbè, quando poi avrò i soldi lo prenderò e ancora non l'ho preso. Poi la veste umana di Zola, 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 non so come si dice, di lui ho già letto un paio di libri, mi piace come autore quindi vorrei approfondirlo. I'm Glad My Mom Died di Jeanette McCurdy, che adoro, se non lo sapete, quella che faceva Sam in iCarly. E ha scritto questo libro e secondo me va letto perché non solo c'è la sua storia personale, ma c'è anche tutto il suo rapporto con la madre e un sacco di altre cose, secondo me, molto interessanti. Quindi quando questo libro è uscito in Italia ho detto ok, ora deve essere mio, ancora non l'ho preso, ma rivederò a breve. La leggenda del cacciatore di aquile, che è, non so se è una duologia o una trilogia, comunque non ha un volume solo, e oggettivamente l'ho preso solo perché la copertina è carina. Catturiamo la fiamma, libro che ne ho sentito parlare solo da una su Instagram, ma questa qui è stata talmente convincente che ho detto ok, io volevo prendere questo, è il potere delle influencer, ma chi lo sapeva? Vabbè, libri che mi hanno rovinato la vita. Allora, se c'è un libro che parla di libri, io lo devo avere per forza, e questo mi sembra anche molto interessante. Abbiamo quasi finito, per fortuna la telecamera non si era spenta troppo presto, quindi vabbè. Poi abbiamo Jonathan Strange e il signor Norrell. Io di recente ho finito di leggere Le lame di Grace Dieu, della stessa autrice, e mi sono piaciute tantissimo, anzi ci devo fare la recensione su Instagram e colgo l'occasione per dirvi di andarmi a seguire su Instagram. Io mi chiamo Libri e Cose Nerd e quindi se volete presto pubblicherò la recensione di quel libro e tante altre piccole cosine carine, cioè per me sono carine quindi non lo so. Comunque appunto ho letto diciamo questo sequel, perché non è che lo riprende, però parlano entrambi i libri di magia e in Le lame di Grace Dieu c'è una ripresa di alcuni personaggi, Jonathan Strange e Signor Norrell, c'è una ripresa, però questo libro mi mancava e lo voglio. Per niente al mondo di Ken Follett, io non ho letto niente di Ken Follett, ho I pilastri della terra se non sbaglio, ma non li ho mai letti, però questo libro non so, mi ispirava. Per ultimo libro, Le città invisibili di Italo Calvino, qui ritorno a quello che stavo dicendo prima sugli autori italiani un po' importanti che vorrei leggere, di Calvino ho letto un po' di cose, questo no e lo volevo recuperare. E ultimo, Il Gattopardo. Io per anni sono stata convinta di avere a casa Il Gattopardo, ma non ce l'ho, ho controllato, non c'è e quindi mi sa che è il momento di recuperarselo e anche leggerselo, perché se me lo tengo lì non fa niente. Bene, questi erano tutti i libri che vorrei acquistare, sono una cinquantina e sono quasi 800 euro di libri, quindi li prenderò pian pianino e non so neanche se li prenderò tutti, diciamo. Fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, se me li consigliate, oppure se volete consigliarmi altri libri che invece a voi sono piaciuti, che io non ho messo in questa lista e che invece dovrei recuperarmi assolutamente. Bene, detto questo, lasciate un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!